Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Station, di San Guangguo. Um chute cego do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Russo-ucraino, che molto impropriamente chiamano guerra mondiale, si è presentato già dagli inizi come una guerra dove vengono usati media e social media, spesso purtroppo come mezzo di propaganda. Tornano di nuovo le radio su onde corte e torna la voce dei radioamatori per il tam tam degli aiuti umanitari. Nessuno come noi, che seguivamo le onde corte già durante la guerra fredda, sa come sia da un fronte che dall'altro questi mezzi siano stati sapientemente utilizzati. Alla vigilia dell'invasione di Budapest e Praga, l'Europa fu indignata, ma più che per propria decisione restò muta, inchiodata dalla arretratezza dei media dell'epoca, di cui ci si rialzò solo qualche tempo dopo. Il silenzio fu in gran parte anche giustificato da fattori storici e strategici. L'ondata del potenziale bellico sovietico e dell'armata russa, sprigionatosi prepotentemente sulla Germania di Hitler, in parte venne salutato con favore per l'abbattimento di quel regime, ma subito dopo venne anche guardato con preoccupazione per il potenziale che ancora avrebbe ricoperto proprio negli anni a seguire del dopoguerra. Dunque il 1956 con Budapest e 10 anni dopo Praga nel 1968. Nessuno osava svegliare dal torpore il gigante sovietico. Fu in quel periodo che lentamente si iniziò a pensare di rovesciare sui paesi dell'est europeo una valanga di informazione, una campagna mediatica senza precedenti. L'Occidente approntò trasmissioni radiofoniche in onde corte nelle lingue madri dei paesi dell'est europeo, una informazione talmente ben organizzata che apparvero quasi come se si trattasse di una rete nazionale e locale, con giornali radio, dibattiti, interviste, dando la voce a tutti i dissidenti che avevano lasciato i paesi occupati, talvolta registrando gli stessi programmi clandestinamente e localmente con grave rischio dei conduttori. Ad esempio, quasi tutti i dissidenti di Carta 77 a Praga ebbero modo di esprimersi da Radio Europa Libera. E dunque ecco che arriviamo ai programmi in onde corte di Voce dell'America, BBC, Deutsche Welle, Radio France e una radio finanziata direttamente dal Congresso americano che abbiamo citato, Radio Free Europe. Da parte sua, Radio Mosca rispondeva con un servizio in inglese H24 diretta a Europa e Nord America, senza dimenticare programmi in una quarantina di lingue, compreso l'italiano, tutta propaganda allo stato puro.
13 anni ascoltavo le onde corte, per me le radio straniere e quelle internazionali, molte con programmi in italiano, erano un'alternativa al monopolio della RAI. Il fenomeno delle radio private in Italia sarebbe iniziato da lì a poco e all'epoca questo tipo di radio internazionali all'estero si poteva scrivere e si riceveva quasi sempre una risposta. Erano tutte radio pubbliche che potevano permettersi il lusso di usare l'onda corta perché erano costosissime. Infatti, se non si possedeva un impianto di almeno 50-100 kW, non era possibile farsi sentire bene, e per bene si intende con una qualità sonora simile a quella di una telefonata, con tutti i disturbi atmosferici, le evanescenze, eccetera, eccetera. Insomma, non era un bel periodo per la radiofonia. Le radio si fronteggiavano in quella che già durante la Seconda Guerra Mondiale venne definita come guerra delle onde, con il braccio di ferro fra Radio Londra e la radio nazista, nonché anche compreso quella italiana Radio Roma, dove anche Benito Mussolini, forte del contributo di Guglielmo Marconi, fece i suoi investimenti. E dunque in tempi più recenti, a partire da metà degli anni 70 e per tutti gli anni 80, la guerra delle onde divenne fra paesi della NATO e quelli dell'est europeo. Tutti i paesi oltre Cortina, quasi tutti i paesi comunisti, avevano un programma in italiano destinato all'Italia: Radio Varsavia, Radio Praga, Radio Berlino Internazionale della DDR, Radio Budapest, Radio Sofia, Radio Romania, Radio Titana, che per un certo tempo offrì i suoi impianti trasmittenti a Radio Pechino, e infine Radio Mosca. I programmi in italiano di queste radio erano un vero schiamazzo di propaganda. L'Occidente controbatteva con Radio Europa Libera, finanziata dal Congresso americano, e con BBC, Radio France, Deutsche Welle ed altre emittenti. Sul piano personale, personalmente chi vi parla, io ho appreso la passione per questo tipo di ascolto dai miei due fratelli che, adolescenti, con una radiolina portatile della Panasonic, rimasero scioccati dall'arrivo dei disperati messaggi di aiuto anche in italiano lanciati dalla radio cecoslovacca durante la primavera di Praga, finiti poi in un tragico silenzio per l'arrivo dei carri armati sovietici nelle strade. Chiaramente, quando si è a quell'età, eri attratto solo da aspetti ludici dell'ascolto della radio, e anzi, per la verità, capivamo poco o niente di politica, pensavamo solamente che in quei paesi stavano uccisi, come si diceva, diciamo usando un'espressione dialettale napoletana, perché erano dei paesi privi di libertà e di democrazia. Addirittura un giorno ci giunse voce dai nostri amici, degli amici che erano stati in viaggio a Mosca, che vennero aggrediti da altri ragazzi per rubargli di dosso i jeans, perché in quel paese, in Unione Sovietica, era vietato averceli, e tutti i ragazzi russi sognavano un paio di jeans perché l'avevano visto in qualche film, in televisione, nei video musicali dei Beatles. E dunque in questo contesto io iniziai a scrivere, a fare un giornalino con gli amici, e in questo contesto iniziai anche a collaborare con delle radio, sempre facendo programmi dedicati alla passione di radioascolto, come Radio Portogallo in italiano, della radiodiffusione portoghese più o meno nel 1979, da lì a poco Monte Alegre di Radio Nederland, che venne a conoscermi qui durante una sua pausa, una vacanza a Sorrento. Mi diede l'opportunità di trasmettere dei programmi in italiano di 5 minuti nel suo spazio di Xista, che era in spagnolo, che era dedicato al mondo delle comunicazioni, oltre che agli appassionati all'ascolto, quelli che ascoltavano le onde corte. E poi nel 1983, ricordo bene la data, iniziai a collaborare con la Deutschlandfunk, il club di X di Nazario Salvatori. Una bella gavetta, perché solo 2 o 3 anni di questo tipo di gavetta, quando diciamo i tedeschi erano contentissimi dei miei servizi, ricchi di effetti sonori e registrazioni, chiesi di collaborare anche con l'invio di servizi relativi alla pagina culturale. Dunque divenni giornalista a pieno titolo, guadagnandomi i miei compensi professionali intorno ai 22 anni circa di età, e che ricordo usai per comprarmi la mia prima automobile, una Seat Marbella rossa che ho avuto fino a 10 anni fa. Questo era il periodo dove in sostanza non mi rendevo assolutamente conto di tante cose che mi ruotavano intorno.
quello che sapevamo bene un po' tutti è che in ogni città russa c'era un potente impianto trasmittente per coprire e interferire le radio che arrivavano dall'Occidente per impedirne l'ascolto localmente, ma i cui effetti sentivano chiaramente in tutta Europa, anche qui in Italia. Quando cercavi di ascoltare qualche segnale sui 41 metri, era la banda più affollata in questo senso, sentivi ogni 5 kHz l'alternarsi di Radio Mosca e Radio Free Europe che si accavallavano e insieme anche arrivavano miscelati anche alla BBC, oppure lo strambazzare del segnale di intervallo di Radio Tirana. Si accavallavano, si spostavano di frequenza, si sovrapponevano, addirittura all'inizio sopra iniziavi ad ascoltare una sorta di sirena spiegata, nei casi peggiori una mitragliatrice, e quello che sembrava una lotta giapponese, una lotta greco-romana fatta sulle onde radio e che alcuni definirono subito come jamming. Era un termine inventato da un inglese che sintetizzava tutto questo appena descritto in una sorta di marmellata che alla fine non ti consentiva di ascoltare la radio che volevi ricevere. Su questo discorso purtroppo i russi hanno speso milioni di rubli per questo genere di attività e oggi che le onde corte sono state surclassate dai satelliti e da internet si stanno accanendo chiaramente su internet, sui social media e sono addirittura impegnati in operazione di hackeraggio sottobanco. A quanto pare in questo senso credo che soprattutto gli hacker siriani siano dei valenti alleati dei russi. Sostanzialmente fra il jamming sulle onde corte e la guerra sul web non è zuppa, è pan bagnato. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Ma dicevo, l'ascolto delle radio straniere era per noi un hobby, la possibilità di distrarsi, di staccare la spina dall'attività quotidiana. E noi qui a Napoli cominciamo proprio a stampare un bollettino per passarci le notizie sui cambi di frequenza, sulle stazioni che rispondevano alle nostre lettere. E questo bollettino lo scambiavamo con gruppi di tutta Europa, mandarlo nelle redazioni straniere delle radio che parlavano in italiano. Ricordo ad esempio che il nostro bollettino Italian DX News veniva censito quasi tutte le settimane dal programma Contatto di Alex Vincente alla BBC. La BBC ebbe un programma italiano che durò fino al 1981. Ma qualche anno prima alcuni componenti del nostro gruppo, che erano di ispirazione di sinistra, entrarono in contatto diretto con Radio Mosca e Radio Berlino Internazionale della DDR. Le giornaliste del programma italiano di Radio Berlino vennero a conoscere questi componenti del nostro gruppo durante un festival dell'Unità e lasciarono loro alcuni gadget, una copia da costruire tipo Lego, per intenderci, della torre di Radio Berlino che sta ancora lì a Berlino Est, e un disco di musica, perdonatemi, che faceva un po', insomma, era un po' un colpo allo stomaco, di una cantante di disco orientale con una sorta di marcette militari. Per fortuna non vedemmo più questi personaggi un po' lugubri. Credo numerosi anni dopo mi sono reso conto della gravità che avevano quei programmi. Un esempio è il giornale della Sesta di Radio Praga, che a mezzogiorno in italiano vomitava sulla nostra penisola una valanga di canzoni italiane dell'era mesozoica, compresi allora, molti anni dopo, quando i capelli diventano bianchi, che probabilmente quei programmi che noi definevamo del cavolo non erano per niente del cavolo, ma da lì probabilmente si pilotava a distanza, era una sorta di cabina di regia di tutto il terrorismo russo
che abbiamo avuto in Italia negli anni di piombo non era altro probabilmente che la versione rossa di La gallina ha fatto l'uovo, o felice non è felice, quello che i segnali che dava Radio Londra invece per combattere il nazifascismo. Ma che dire di questa situazione dell'Ucraina? E oramai sono oltre 15 anni che migliaia di turisti russi vengono a visitare i paesi europei, compreso le bellezze dell'Italia, tornando in patria e parlando di noi. E sono una decina di anni che attraverso i social media la gente russa vede qui da noi come si vive. Allora, tornando indietro nel tempo, parlando di quelle trasmissioni di propaganda che andavano su onde corte, mi domando come faranno ora i russi a tornare indietro col tempo, a poter dire di nuovo quelle falsità che usavano come propaganda in quel periodo degli anni 70 e 80, prima della caduta del muro di Berlino. Praticamente i paesi occidentali per loro erano dei paesi, diciamo, dove vigeva il capitalismo sfrenato, dove non si viveva bene. Come faranno i russi a dire a tutti i loro abitanti: chiudiamo le frontiere, non si viaggia più in Occidente, non potete più andare a vedere il Colosseo, non potete più andare a vedere gli Uffizi a Firenze? Come faranno a dire stop? Oltre chiaramente allo stop ai social media in questi giorni. Ed ecco che praticamente questo porterà, diciamo, al crollo di questo regime di cui praticamente non è cambiato nulla rispetto all'ex Unione Sovietica, perché è chiaro e palese che sono gli ultimi colpi di coda del comunismo sovietico. Intanto c'è da rilevare un aspetto in tutto questo, che in Ucraina i satelliti a orbita bassa messi a disposizione da Musk, sono i satelliti Star, che già venivano impiegati da un paio di anni per coprire vasti territori in America, stanno continuando a dare accesso a internet e alle reti sociali. Dunque, per assurdo, mentre Putin ha proibito e oscurato internet in tutta la Russia, tutte le sue truppe o parte di esse impegnate nel conflitto in Ucraina continuano a ricevere internet. È probabile dunque che, come un insegnante con i suoi alunni prima di iniziare un compito in classe, così a pari degli insegnanti, gli ufficiali, prima di mandare le truppe all'assalto, richiedano ai propri soldati di consegnare i loro smartphone. Questo sicuramente sarà un'altra bella mossa per il morale delle truppe russe. Perché non dobbiamo vedere quella che arriva dall'Occidente? Perché non ci possiamo tenere in contatto con i nostri parenti che sono in Russia? E ci sono molte domande a cui dovranno rispondere quelli che hanno fatto questa assurdità, perché alla fine è tutto assurdo, senza né testa né coda, senza nemmeno, diciamo, un filo logico, perché sono delle strategie che magari avessero un significato strategico, tanto di cappello. Ma sono delle strategie che non servono a un accidente, ma servono semplicemente a perdere di credibilità stesso fra di loro, fra la loro gente e, come in questo caso, anche fra i loro soldati. Come dicevo prima, quando le comunicazioni entrano in crisi, ritornano in campo i radioamatori. Innanzitutto, a quelli ucraini è stato imposto il silenzio radio. E proprio dai radioamatori ci sono arrivati invece una valanga di post su Facebook. Io personalmente ho contatti sia con radioamatori russi che ucraini. Per la verità, già da alcuni giorni, prima che sia Facebook che Mosca avvertivano che avrebbero chiuso i social,
non mi arrivava più nulla. Una questione di algoritmi. Per la verità, avevo avuto modo di accorgermi che molti radioamatori russi erano assolutamente indottrinati e inneggiavano a Putin, mentre quelli ucraini postavano immagini terrificanti dei bombardamenti, bombe sui condomini. Non mi risulta che un condominio sia un obiettivo militare. Vi ricordo che l'abitudine di bombardare obiettivi civili è stata una prerogativa della guerra nazifascista. Prima della Seconda Guerra Mondiale non si bombardavano i civili. E quindi sostanzialmente ora che le agenzie di stampa non stanno lavorando, sono dovuti rientrare tutti a casa, i radioamatori diventano delle fonti dirette di informazione, anche se chiaramente vanno sempre comunque valutate, perché possono contenere informazioni fuorvianti. E appunto poi c'è da dire qualche altra cosa circa l'attività dei giornalisti. Già da alcuni mesi Stati Uniti e Russia sono impegnati in una reciproca gara all'espulsione di funzionari d'ambasciata. Non si capisce però che cosa c'entrino i giornalisti. Tuttavia siamo arrivati circa al 5-6 marzo, quando praticamente tutti i corrispondenti stranieri di giornali come BBC e Rai, Corriere della Sera, Sky e quelli di altri paesi hanno dovuto fare rientro da Mosca, perché erano arrivate delle leggi che cui praticamente mettevano a rischio addirittura la loro incolumità, se non di essere addirittura arrestati. Faccio rilevare che in un periodo non sospetto, quasi un mese e mezzo prima di tutto ciò, era avvenuto già un fatto gravissimo, ovvero l'ufficio di corrispondenza a Mosca della Deutsche Welle era stato improvvisamente perquisito dalla polizia russa e tutti i giornalisti espulsi. L'ufficio di corrispondenza della Deutsche Welle è stato chiuso almeno un mese prima di tutto quello che sta accadendo ora. Al di là di tutte queste chiacchiere, diciamo anche un po' tecniche, ho da fare una piccola considerazione personale. Tu puoi vincere, ma se bombardi e distruggi, cosa ti prenderai? Quando ti entrerà in quella zucca o testa di rapa che hai, che in un paese non sono le case o le pietre che trovi per terra, ma un paese sono la gente che lo compongono con le loro idee, e non potrai mai conquistare la gente o quello che pensano. Non puoi fare questo lanciando loro delle bombe in testa. Questa è l'inutilità della guerra, non serve a nulla. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com, e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram, e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.